Non ci sono state le file sulla Lecce-Maglie, non ci sono stati i treni che per tutta la notte hanno riportato in città le migliaia di spettatori che da anni affollano l'area dell'ex convento degli Agostiniani. Il brusio delle persone è stato sostituito dai rumori degli operai che hanno allestito il palco. Chi ha potuto assistere alla registrazione del concertone che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 28 di agosto alle 22:50 non ha visto infatti uno spettacolo ma una serie di esibizioni, anche alcune ripetute per esigenze televisive, che verranno montate appositamente per la trasmissione. Un'edizione tecnica. L'orchestra, guidata dal maestro concertatore Paolo Buonvino, elegantissimo in total black, ha fatto ascoltare alcuni brani classici della tradizione salentina, dall'Urruscio del Lumare a Pizzicarella. Inevitabilmente però i riflettori sono stati puntati sui super ospiti Diodato, Mahmood e Gianna Nannini. Cantatore tarantino si è esibito in Beggia che dormi, cimentandosi con il dialetto salentino, difficile anche per un pugliese doc come lui. Molto emozionante la performance di Mahmood in Sabri Tu Hal, canto d'amore in arabo che è stato il primo ricordo della sua infanzia che ascoltava in macchina insieme a padre. Apprezzatissima invece l'energia di Gianna Nannini che ha riproposto Femmine Femmine come nel 2004 ma con un arrangiamento sfociato nell'elettronica. Un'estate strana con la paura della pandemia ancora nell'aria, un pericolo che ha tolto a tanti una delle notti più attese dell'estate salentina, ma che non ha fermato però il ritmo incessante dei tamburelli, simbolo di un territorio e magari anche di una ripresa auspicata da tutti.